Nome. Eugenio. Cognome. Vassalle. Età. 54. Quali sono i partiti che sostengono la sua candidatura? Questa volta qui vado da solo, ho aderito a un movimento nazionale. Perché un elettore dovrebbe votarla? Un elettore a Viareggio mi deve votare perché in questi anni a Viareggio ho dato tanto, mi occupavo di protezione civile e so benissimo le realtà della mia città e l'emergenza che ci vuole nel quotidiano. Ecco perché mi deve votare. Se dovesse elencare tre punti che caratterizzano maggiormente il suo programma elettorale, quali sarebbero? I miei 3 punti fondamentali sono dimezzare le tasse, creare lavoro e poi, come dire, rendere più sicura la nostra città. E se dovesse diventare sindaco, come sceglierà la sua squadra? La sceglierò insieme alla mia squadra, sentendo anche i cittadini, perché è inutile occupare poltrone e dare promesse clientelari che non hanno più senso, fanno parte della vecchia politica. Io ascolto molto la gente perché vivo nella gente, perché sono uno della gente. Quali progetti ha per il Carnevale di Viareggio? Il Carnevale di Viareggio è, diciamo così, la fonte più importante turistica che ci fa campare l'inverno e che ci ha sempre fatto campare l'inverno. Il mio scopo per il Carnevale è di fare un presidente eletto dai cittadini. Per E per il Festival Puccini? il Festival Puccini, la presidenza la terrà il sindaco, che poi deciderà con delega a chi si meriterà di averla. La pubblica amministrazione è spesso un po' lenta. Come sveltire le pratiche? Allora, la burocrazia è il freno motore di ogni città praticamente. Per snellirla, secondo me, ci vuole che si metta a disposizione del cittadino tutto quello che è la telematica, cioè vale a dire, faccio un esempio. In Spagna, sappiamo tutti, credo che funziona così: ogni cittadino entra nel sito del comune, ovviamente crea una sua password inserendosi nel sito stesso. Con questa password entra a qualsiasi momento, a qualsiasi ora, e se ha bisogno di un certificato se lo crea, se lo prende personalmente, se lo stampa direttamente. Questo permette ovviamente di snellire, di ovviamente far sì che uno nelle ore lavorative non perda tempo, e ovviamente questo lo può fare a qualsiasi ora, anche la sera stessa. Che piano ha per la casa e per chi non ce l'ha? Allora, abbiamo visto che in questi anni ovviamente è stato tutto un mangia mangia, no? Poi alla fine nessuno si è veramente preoccupato di chi ovviamente ha bisogno della casa. Per cui noi come gruppo siamo intenzionati, prima cosa, a andare a controllare chi effettivamente, no? Perché sappiamo che c'è tanta morosità, andiamo a vedere il perché, perché poi quando andiamo a controllare ci accorgiamo che tanti, tantissimi, la maggior parte dei morosi sotto hanno un SUV oppure parabolica e contatto di contratti Sky, per cui noi vogliamo veramente fare in modo e in maniera che la casa venga data a chi ne ha veramente bisogno. I metri quadrati per civile abitazione da 65 metri quadri a 55 metri quadri. Nei comuni della Versilia è andato di fatto, a Viareggio ancora no. Perché? Perché? Il perché intanto per cominciare non si sa, e io spero che quanto prima me lo dicano, perché io sarei favorevolissimo addirittura ai 45 metri. Pensi lei, ma sa perché? Per un motivo molto semplice. Lei sa benissimo che Viareggio è pieno di viareggine e le viareggine sono più di 100 metri quadri e magari dentro ci stanno ormai le due persone, la mamma con il padre e la madre, e il figlio magari ha bisogno di una casa. Voi pensate se si potesse dividere queste viareggine in due appartamenti? Intanto il figlio si leverebbe dalla strada e gli si creerebbe già una situazione ottima, quella di avere una casa, per cui già questo. Poi anche per il decoro pubblico, per quanto riguarda poi la ristrutturazione della vecchia Regina o quant'altro, vogliamo immaginare tutte casine nuove, no? Ben ristrutturate. E poi ovviamente l'indotto lavorativo. Immaginiamoci, allora, finanziamenti agevolati, sgravi fiscali, va bene? Tutti coloro che possono lavorare all'interno di un progetto del genere. Cioè, vale a dire, si rimette in moto un meccanismo che è quello portante della città stessa, parliamoci chiaro, che è quello dell'immobiliare Turismo, praticamente. che cosa fare per incentivare l'indotto? E soprattutto, che ruolo hanno le iniziative, gli eventi e l'intrattenimento sull'offerta turistica? Allora, innanzitutto basta guardarsi un attimino indietro, no?
ricordarci ciò che eravamo praticamente, perché l'amministrazione un tempo e la città stessa era ovviamente portata, aveva la vera vocazione dell'attività turistica. Basti pensare che il vero festival della canzone italiana è nato a Viareggio, poi ce l'hanno scippata, però la realtà è questa, per cui io credo che non occorre fare i fenomeni, basta riappropriarci un attimino della nostra identità. Per cui, voglio dire, tornare un pochino anche a quello che era l'origine e ovviamente quello che mi ha detto lei, l'iniziativa e quant'altro, sono tutte cose da fare, ovviamente. Che cosa pensa di fare per il decoro urbano? Come migliorare l'estetica della città? Allora, io qui mi riallaccio un attimino alla domanda che mi ha fatto prima e mi ripeto, è inutile fare promesse, fare dei fenomeni e quant'altro, bisogna un po' riallacciarsi al passato, no? Riprendere la nostra viareggianità, per cui voglio dire, cioè io mi ricordo che a primavera c'era sempre un odore di fiori, la città era tutta fiorita perché, se non sbaglio, c'era un vivaio comunale con tanto di persone che lavoravano alacremente per creare tutti quei fiori, ovviamente a seconda delle stagioni, e questa squadra di giardinieri facevano sì che fosse la nostra città una città più che decorosa. Per cui ristrutturare la situazione del genere, ovviamente, e poi, riallacciandomi alla risposta che ho dato prima, anche ristrutturazione delle abitazioni e quant'altro, poi, voglio dire, cominciamo a tappare i buchi sulle strade, insomma, ma questo secondo me è giusto che il cittadino stesso ci venga poi a fare delle domande e soprattutto a avere delle risposte, perché io credo che la migliore cosa per me, se mi voteranno, come spero, perché io credo di essere uno di loro, non ho mai fatto politica, per cui ho solo voglia di fare qualcosa per la mia città, il mio lavoro ce l'ho, grazie a Dio, per cui io vorrei proprio fare da interlocutore tra il cittadino e il comune stesso, per cui qualsiasi problematica che mi si viene a rigirare, io poi vedrò se è possibile di risolverla. Di fronte agli ormai dilaganti fenomeni di rapina, violenza, spaccio, ma anche disturbo e degrado della cosa pubblica, come ha intenzione di muoversi? Allora, io mi riallaccio a una risposta che ha dato il nostro candidato sindaco, Eugenio Vassalle. Intanto ricreare poliziotti di quartiere, che chissà come mai sono spariti, no? Poi ovviamente fare in modo che il cittadino stesso non abbia paura, ma denunci qualsiasi situazione negativa in merito alla sua domanda che vede, ovviamente. Ripulire le pinete, perché noi dobbiamo fare in modo in maniera che le famiglie tornino, che ci risiano le pisalanche. Scusi, ma io sono un viareggino d'oc, per cui ragiono sempre anche un po' col passato, ma mi manca un po' il passato, sinceramente. Parcheggi sotterranei o a silos? Sì, no, perché? Sì, pienamente d'accordo con il nostro candidato sindaco Eugenio Vassalle, perché ovviamente consideriamo che un tempo gli abitanti di Viareggio erano 30.000 con 8.000, con 5.000 posti macchina, ora siamo a 65, 10.000 posti macchina, 8.500 auto. Se siamo una città turistica, dove vanno a parcheggiare i turisti? Per cui esternamente alla città bisogna creare dei silos e dei parcheggi sotterranei e ovviamente far sì che ci siano delle navette che portano anche i turisti stessi al centro della città, perché sarebbe molto molto carino creare un centro della città pedonale con stile altre situazioni tipo Lucca, Pietrasanta, illuminato, lucine, negozi aperti e quant'altro, perché la gente possa passare delle ore piacevoli. Consideriamo che questo è fattibile in funzione del fatto che altri lo fanno, cioè faccio un esempio, le Cinque Terre da una parte di montagna ha ricavato un parcheggio, ovviamente nel rispetto dell'ambiente stesso, poi come posso dire, ha fatto sì che poi ci costruisse delle abitazioni in stile del luogo, che non sembra nemmeno un parcheggio. Ecco, se loro hanno fatto una cosa così carina, no? Cioè a norma e quant'altro, che non possiamo farlo noi all'esterno in pianura. Parlando di soldi, si farà chiarezza sui conti? Renderà pubblici i dati attuali? Questa domanda è scontatissima, certo che sì, ma non solo io, tutti i colleghi delle liste civiche nei loro programmi passati ho sentito che mentre costruivano i loro punti politici era, non ti dico al primo posto, ma
sopra il primo posto, sicché sicuramente tutti i cittadini sapranno quello che succede e quello che è successo a Viareggio. E sempre parlando di soldi, se dovesse essere eletto, prenderà un compenso come sindaco? Allora, io faccio parte di una categoria, come dire, un pochino riservata, del tipo che io mangio del mio lavoro, non sono mai stato un politico, un poltronista, mi sono sempre occupato di protezione civile, di commercio, ho sempre dato una mano a tutti quelli che me l'hanno chiesto, sicché vado un pochino contro tendenza. Il mio stipendio, come i miei gettoni, lo potete chiedere nelle segreterie comunali, l'ho sempre dato in beneficenza. Sicché io mangio del mio lavoro e sarebbe un onore fare il sindaco per la mia città. I dipendenti comunali a Viareggio timbrano il cartellino quando entrano o escono da lavoro? Sì, sicuramente sì, anche perché in questi 4 anni e mezzo e poi le famose dicerie regine che in comune non fanno mai niente, in questi 4 anni e mezzo da consigliere invece mi sono accorto che ci sono delle persone molto valide, delle eccellenze, poi per amor di Dio ci sono anche le famose pecore nere, no? Però io devo dire che un buon 99% di chi lavora in comune è gente che sa il fatto suo. Una cosa da recriminare e una cosa per cui complimentarsi con il sindaco uscente Luca Lunardini. Una cosa da recriminare è il fatto di non aver fatto. In questi 4 anni e mezzo, quando ho deciso di entrare in questa maggioranza, mi affascinò quei punti che a tutti i viareggini erano a cuore, quello di rilanciare Viareggio sicura, meno parcheggi, meno cemento. E tutto questo in questi 4 anni e mezzo non è stato fatto. Ecco la mia decisione di uscire di questa maggioranza. Per quanto riguarda invece le cose positive di Luca Lunardini, quella del 29 giugno, è stato, devo dire, un bravo sindaco, è stato vicino alla città, come del resto abbiamo lavorato tutti insieme. Io non voglio star a mettermi delle medaglie a me o altri, però devo dire che Viareggio è stata grande e Luca in quel momento lì è stato il capitano e sarà ricordato sempre per quel valore aggiunto che ha dato in quel momento lì. Ecco perché forse sicuramente anche la mia uscita è stata dovuta da questo, perché porca miseria, ma siccome gli attributi l'ha tirati fuori in momento del bisogno e Viareggio dopo il 29 giugno era già disastrata dalla vecchia politica marcucciniana e non ha continuato lo stesso a fare niente, e quando decise che il commissario lo faceva Rossi, presidente della regione toscana, invece di farlo lui, mi accorsi che ritornò il sindaco del nulla un'altra volta. Però il 29 giugno devo dire che è stato un sindaco con le palle. Faccio un annuncio, un appello ai suoi futuri probabili elettori. Io vi chiedo di votarmi, votarmi perché sono un viareggino, faccio parte di questa comunità, ne sono orgoglioso. E votare a me perché? Perché io sono un imprenditore e Viareggio è un comune che ha un'impresa, è un'impresa turistica e c'è bisogno di persone come me per dare lavoro e per dare più fiducia e sicurezza in una Viareggio migliore, perché non si può più vederla in questo momento qui così. È soltanto una lista civica, tutte le liste civiche potete votarle tranquillamente, lo dico anche contro il mio interesse, perché grazie alla vecchia politica di non far niente ha risvegliato quella voglia di viareggianità, e queste 7 liste civiche ne sono dimostrazione, questi 13 candidati ne sono dimostrazione. Sicché io vi chiedo di votarmi e di avere fiducia. Concludiamo così la nostra intervista a Eugenio Vassalle, che ringraziamo per la disponibilità. Ma vorremmo porre un'ultimissima domanda. Quanto detto fino ad ora? Sono solo discorsi o saranno trasformati veramente in fatti? Purtroppo i discorsi non sono fatti, sono fatti di fatti. Pochi. Infatti il mio programma ha 3 punti, dimezzare le tasse, perché se no l'economia viareggina non può ripartire, e non solo per Viareggina, ma io devo pensare alla mia città. Sicurezza, perché le nostre famiglie non possono più andare in alcuni posti dove l'infanzia nostra siamo cresciuti, la Pineta, il Piazzone, perché è in mano a questi manigoldi. E poi tanto lavoro, ce n'è bisogno, io sono un imprenditore e so come fare.